Bentornati, buonasera Beppe. Ciao Fabio, siamo allora, in un bel parco. Sì, diciamo. Qui siamo nel famoso parco che diventerà ancora più parco di 19.000 metri quadrati tra via della Fagiuola. Uguccione. Via Uguccione della Fagiuola. Non sai chi era. No. E sinceramente neanche lo voglio sapere. E via Don Minzoni, cioè quella trafficatissima tangenziale. Perché, e via Pietro Nenni. E via Pietro Nenni. Perché qui sorgerà quel famoso grande parco che è stato presentato dal vice sindaco Gamurrini. Lavori inizieranno nel 2019, sarà un percorso pedonale, ci saranno dei nuovi giochi per bambini, campi da calcio, struttura ricreativa e anche di insomma ristorazione, bar, eccetera. Quindi un nuovo polmone verde per Arezzo, quindi immaginiamo che prenderai con grande soddisfazione questa novità. Assolutamente no. Ma perché? Ma perché non è un posto ideale per farci una cosa del genere? Prima di tutto qui un'attività di ristoro, ma che vuoi che campi? Abbiamo esempi eclatanti, Parco Ciotto. È chiuso, eh? Il bar è chiuso. Quanta gente ci va? Scale Immobili. Non ce la fanno a vivere qui attività del genere. Quindi già questo. Poi facciamo un parco in un'area... Guardate il traffico che è sceso lungo via Don Minzoni, non è che poi diminuirà, perché aumenterà sicuramente negli anni. Si vuole evitare il traffico, rumore con le dune. Raga, come si fa? Perché il vice sindaco ha detto che è anche un modo per separare. Ma questo è un parco che deve rimanere così com'è. Abbiamo qui a due passi il parco del Forboario, che è bellissimo. Sarà riqualificato anche quello. Sarà riqualificato quello. Già ci sono i giochi per bambini, c'è tutto. Ma che senso ha spendere 2 milioni qui in quest'area? Questa doveva essere fatta la sede della Croce Bianca, la sede della Misericordia, come a suo tempo fu detto, che si toglievano dalle vie centrali e che ogni volta che parte l'ambulanza... Te sei perché il cemento, insomma. Ma che c'entra, scusa, che cemento? Qui doveva venire la sede della Croce Bianca, la Misericordia, in un posto ideale così poteva essere veramente importante poter e togliere dal centro che sono veramente Peggio di cento la qualunque, te cemento da tutte le parti. Vabbè, allora lasciamolo così, guarda, è già bello, guarda, lasciamolo così. Tu dici non ci spenderei i soldi? Ma no, in quest'area qui no, non ci spenderei, perché c'è un parco attrezzato qui a due passi, che è il parco del Forboario, c'è tutta la zona qua, Tortaia, che c'è il verde abbastanza. Questo è un proseguimento, facciamoci la pista ciclabile, quello sì. Al limite facciamo dei piccoli giochi per bambini, quello sì. Ma non spendiamo 2 milioni di euro in una zona del genere che è veramente, veramente messa male. Si stoglie il campo scuola perché non si può più fare sport per via della vicinanza del raccordo, che si respira soltanto gas di scarico. E ne facciamo un altro qui, dove il gas di scarico ce n'è più ancora. Veramente. Ci saranno dei campi da calcio. Ma quali campi da calcio? Piccolo campo da calcio farai qui, perché se fai un campo da calcio davanti non c'entra neanche. Piccoli campi da calcio mi sta bene, facciamo piccoli campi da calcio per ricreazione per bambini, quello sì. Facciamo dei giochi per bambini, quello sì. Mettiamo delle panchine, quello sì. Ma poi ci miglioriamolo. Sì, ma e basta, ma non conviene assolutamente spendere i soldi in quest'area. È veramente inconcepibile. Inconcepibile al 100%. Comunque anche questo riguarda la riqualificazione urbana e delle periferie degradate, no? Quindi sostanzialmente sono sempre per aver partecipato a quel bando, no? Vabbè, ce ne sono tante altre zone di periferie degradate che potrebbero essere riqualificate, magari facendo strade, magari facendo altri servizi, ma non sicuramente buttare 2 milioni di euro qui. Assolutamente no, assolutamente contrario, veramente inconcepibile per me. Quindi verrai qui, ti incatenerai. Là, cosa poi nei vicini qui intorno sicuramente non tolleranno. Saranno contenti, sì, questi? Dopo vedrai. No? Perché? Questi che abitano qui non saranno contenti, ma sì, sono tante case. Il toro mi decide, poi vedrai. Sì? Vabbè, ai posteri, se lo faranno. Addirittura? Se lo faranno, ai posteri. Se lo faranno, scusa, hai detto che inizia nel 2019. Vabbè, c'è bandi da fare, c'è tante cose da fare ancora. Ci possono essere anche ripensamenti. Ci sono tante cose che devono essere fatte 20 anni fa ancora non sono state fatte.
Vediamo un po', dai. Ma io, guarda, perché no, non andiamo, vai dal vice sindaco, ci andiamo insieme. E gli dici, l'abbiamo tra l'altro, detto, quando c'è stato, però lì, a parte che non lo sapevi di no, questo, no, però è tutto molto accondiscendente. Sicuramente sì, sicuramente sì. Su questo, poi su riguardando questo, tutta adesso, la pagina, no. Va bene. Per il resto va bene. Per il resto va bene. Però questa non ti è andata giù. No. Andiamo a di- vai a dirglielo, andiamo a dirglielo. Volentieri. Vai. No, signor vice sindaco, secondo me questa è una grandissima stronzata. No! Perché ci ridi? Mi fai ridere, mi fai ridere. Non mi aspettavo questo, questo colpo finale. Se lo dico sulle televisioni nazionali, sì. Nel senso, logicamente, di libero pensiero. Certo, evidente, certo, certo. Cioè, poi lui mi può smentire, questo è evidente. Per me è una grandissima stronzata. Beh, doppietta. Sì. A domani. Ciao.